È andata addirittura al di là delle aspettative degli organizzatori la partecipazione alla giornata di prevenzione del melanoma promossa a Sala Consilina dalla Fondazione Associazione Nazionale Tumori in collaborazione con il Rotaract Sala Consilina Vallo di Diano. Per tutta la giornata di mercoledì al primo piano della sede municipale salese sono stati in tanti ad approfittare dell'occasione fortemente voluta dai volontari della Fondazione ANT, la cui missione è proprio quella di dedicare risorse ed energie alla prevenzione oncologica gratuita e all'assistenza specialistica domiciliare ai malati di tumore. Tanta attenzione e tanta partecipazione a questa giornata dell'ANT che avete voluto a Sala Consilina, come sta andando? Sta andando bene, anche se la richiesta è sicuramente maggiore rispetto all'offerta che noi in questo periodo siamo in grado di dare. È necessario puntualizzare una cosa, che tutto questo è possibile grazie all'intervento della società civile locale, quindi volontari, persone, enti e istituzioni che in qualche modo sostengono il progetto. Parlo dei volontari come l'amica Angela Freda, che ci ha in qualche modo allargato la base delle conoscenze, il comune di Sala, che è stato molto gentile sia col patrocinio che ospitando le giornate, e tante altre persone che in qualche modo vogliono che l'ANT si integri sul territorio per offrire servizi in oncologia, che di cui purtroppo si sente gran bisogno e di cui la pubblica amministrazione fa o non fa, ma quello è un altro aspetto. L'amministrazione comunale, sempre sensibile a queste iniziative, ha accettato dall'associazione ANT la proposta di fare una giornata per la prevenzione del tumore della pelle, in particolare del melanoma. Io voglio ringraziare da questa emittente il dottore De Michele, la dottoressa Angela Freda e il dottore D'Arco, che hanno voluto sì che questa giornata fosse svolta qui a Sala Consilina. Questo primo progetto di ANT, della Fondazione ANT, è per il melanoma. Ci auguriamo in futuro di poter effettuare anche altre visite per quanto riguarda le patologie della tiroide, patologie mammarie ed anche di tipo ginecologico. Le visite procedono e ovviamente in qualche caso si scopre anche che c'è qualcosa da approfondire. Sì, assolutamente, anche perché i pazienti, insomma, mi stanno riferendo che hanno proprio piacere di poter essere sottoposti a queste visite di controllo ed essere informati, e sono emerse anche delle cose importanti, quindi insomma la giornata procede molto bene.